un impianto fatto su misura per ridurre al massimo gli sfridi e soprattutto per avere una gestione tecnologica molto molto semplice. Impianto complesso per un procedimento semplice. Io sono Matilde e mi occupo di marketing e comunicazione alla latteria di Chiuro, per cui volevo fare un'introduzione sulla nostra realtà, che è una realtà nata nel 1957 a Chiuro, nel cuore della Valtellina, nel bel mezzo delle Alpi che ci fiancheggiano. L'innovazione è parte integrante del nostro DNA, in quanto siamo stati oltre ad essere stati la prima cooperativa lattiero-casearia a produrre e distribuire il latte alimentare in Valtellina, abbiamo poi continuato a sviluppare nuove idee o evoluzioni di prodotti che potevano essere più tipici del nostro territorio. Abbiamo individuato come packaging un vasetto in PET che al 100% riciclabile e che rendesse onore anche ad un'estetica del prodotto, quindi oro dentro, nel senso che materie prime assolutamente di primissima scelta, ma anche questa funzione estetica che si è rivelata essere una scelta strategica vincente, in quanto è stata in grado di accattivare il consumatore. La caratteristica principale della latteria di Chiuro è sempre stata l'innovazione. Avevamo bisogno della sicurezza tecnologica, ma avevamo bisogno di una flessibilità importante. Abbiamo voluto fortemente collaborare con un'azienda strutturata come Ilpra, perché avevamo bisogno che dal nostro vasetto, un vasetto studiato ormai più di 10 anni fa, riuscire a ottimizzare la produzione con un punto fermo. Un impianto fatto su misura per ridurre al massimo gli sfridi e soprattutto per avere una gestione tecnologica molto molto semplice. Impianto complesso per un procedimento semplice. Abbiamo chiesto di poter personalizzare un impianto classico a un impianto di riempimento a caldo, abbiamo chiesto la possibilità di utilizzare prodotti con l'utilizzo di confetture e preparati con consistenze totalmente diverse. La difficoltà principale è stata avere una produzione oggettivamente importante, significativa, almeno 5.000 pezzi ora di produzione in pochissimi metri. È stato un lavoro veramente a più mani, a più teste, e alla fine il risultato è stato un impianto compatto, elastico e performante.